Amici e nemici, una lunga battaglia che prosegue dal 2013, quando in campo se la giocavano Eurobet Palermo e Venere in bikini. Sono cambiati i nomi, i volti e i colori delle maglie, ma il sapore di questa sfida è rimasto sempre lo stesso. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Stellazzurra. Si affrontano per il big match della 24esima giornata. Code 272, Golbet Calcio a 8. I precedenti pendono dal lato della formazione di Cencetti, che nelle ultime due stagioni ha concesso negli scontri diretti solo un punto nella gara d'andata, il Code 272. Monteforte, uno dei giocatori più pericolosi in maglia Golbet, è proprio lui che cerca il palo lungo e va ad un soffio dall'1-0. Il calcio di punizione battuto male qui dal Code 272, che però con fortuna riesce a tenere in possesso del pallone. Chirico batte dentro, si prosegue ancora Chirico con il sinistro. Opara forse la tocca, il pallone sulla traversa, la trattenuta. Lascia e applica la regola del vantaggio il direttore di gara, la sfera che resta in aria, il destro e arriva la rete al 13° minuto di gara, il Code 272 a portarsi in avanti con Mattia Palmieri, è 1-0, il Code 272 alla seconda occasione penetra la miglior difesa del torneo, adesso essendo in vantaggio per una rete a 0, la Golbet calcio 8, gira con calma il pallone, Garofalo. Va con il mancino, il sinistro, la mette in calcio d'angolo Tommarelli che l'ha vista all'ultimo, il terzo del Golbet calcio 8 che adesso spinge. Mieri che fa sportellate con Garofalo, Morezzi può accelerare, ancora Morezzi va a servire Monteforte, poi taglia al centro Monteforte con il mancino, ancora Tommarelli, uno sguardo al centro, sfera sul secondo palo, il destro al volo, ma c'è l'ottimo intervento ancora di Tommarelli. Sull'altra fascia, ancora Chirico se ne va su Morezzi, carica il mancino, ci ha preso gusto. Opara in calcio d'angolo, è attento. 1 in questa partita invece sta giocando benissimo dietro. Qui Monteforte prova con lo slalom a passare in mezzo a due avversari, ci riesce e mette il pallone in rete. È il 15° gol del miglior marcatore della Golbet Calcio 8, che ha segnato 70 reti, un quinto sono i suoi. Spostato a sinistra Pantaleoni a fare la prima punta, a destra invece Morezzi. Il pallone è proprio verso Pantaleoni che finisce giù. Fischio del direttore di gara, arriva un po' in ritardo, vediamo di chi sarà il pallone. Fischio del direttore di gara, sembra essere a favore della Golbet Calcio 8, che è un'occasione d'oro da calcio di punizione, andrà sicuramente Monteforte. Tommarelli parte ovviamente Monteforte con il sinistro contro il muro, ancora Monteforte calcia con il mancino, sfera che resta lì e arriva il gol del 2-1 della Golbet Calcio 8 che rimonta la partita con il tap-in vincente di testa di Mauro Morezzi, è 2-1 Golbet. Questa importante vittoria arriverebbe a quota 55 in graduatoria, 4 punti dal Cotton Club, ricordiamolo, l'ultima partita è quella con il Cotton, qui Morezzi ci prova da casa sua, è sfortunato a colpire il palo. La rosa viene incontro Palmieri, che a parte la rete dell'1-0 ha avuto vita difficile, qui Palmieri fa tutto bene con il destro e la mette sotto le braccia di Opara, non si è visto per tutto il secondo tempo, si è acceso adesso. E ha fatto un gol stupendo, è quello che vale il pareggio, è 2-2. Rico Stornelli, il pallone è di Pantaleoni, il palleggio di Pantaleoni, la girata Tommarelli. È morbido verso il secondo palo, Stornelli di testa, il salvataggio sulla linea, poi d'Anversa la mette giù con il destro, Stornelli la controlla, calcia con il mancino che rimane buono per Pantaleoni che calcia, Tommarelli salva un gol, ma il gioco era fermo, fallo di mano qui di Pantaleoni. Stufa, non passa la Nata, può ripartire velocissimo, ancora la Nata, trattenuto, non finisce giù, Cianello lì vicino, la Nata fa tutto da solo con il sinistro, allarga per Palmieri, Palmieri con il destro, la salva, il Code 272, lo fanno ovviamente calciare, allora palla per Morezzi sulla destra, Stornelli all'interno dell'area di rigore, Morezzi calcia con il sinistro. Va vicino all'incri per le ultime speranze della Golbet, va Morezzi proprio verso la porta, la deviazione di testa e arriva il gol in chiusura della partita. Indovinate un po' chi è stato a deviarla, è sempre lui, Matteo Monteforte. Gol che arriva un secondo dalla fine, è 3-2 Golbet. È terminata anche la gara sulla rete di Matteo Monteforte, la Golbet Calcio 8 vince in zona Cesarini.
con la rete di Matteo Monteforte dopo un'ottima partita del Code 272, un'ottima prestazione quella di Mattia Palmieri, autore di una doppietta e di una grande prestazione, ma non basta. La Golbet vince e vola a quota 55.